La musica è la mia gioia. Viaggiare è la mia curiosità. Il contatto con la gente è la mia emozione. E questo è un pezzo della mia vita. Il pubblico è stato molto generoso e anche con i miei pezzi, con tutto. Sì, una bellissima esperienza. Sì. Fantastico, perché io posso dire che c'era una sinergia durante tutto il concerto, era una sinergia sincera e concreta, e per questo sono contentissimo e veramente grazie mille con tutto il mio cuore. Ciao. Siamo qua dalle 3 del mattino. Grazie mille, stiamo venendo. Mi aspetto grandissime cose perché è uno dei miei cantanti preferiti. Cosa gli diciamo, amica? Noi siamo molto contenti di essere qua, soprattutto per i tanti colori che porta. Con la sua musica siamo qua per lui. Ciao! Allora, mi chiamo Nicola, di tutto il mio mondo. Voi siete la squadra. Lorenzo sulla cabra. Tazio con il gatto. Gatto morto. Questo si chiama un gatto morto. Questo si chiama un camerino. Non posso neanche parlare. Sono stanco. Ma va bene, perché io sono sempre stanco questi giorni. E ho un concerto questa sera. È un album. Non lo so. E tante altre cose. Il vantaggio di essere molto impegnato è che io posso mangiare come un porco, anche posso mangiare tutto un porco intero e anche rimanere. Mika, please come to Germany, please, please. Adesso devo fare qualche intervista, ci vediamo più tardi al concerto. Quando vado a casa, per 2 ore devo cercare dove ho messo la mia voce, perché adesso secondo me l'ho persa. Il primo show di una tour, devo dire la verità, è una cosa che non mi piace per niente. Ogni secondo fa male. Sono in ritardo. Pieno così. Quando sono arrivato al Fabric ero così in ansia che sono arrivato in ritardo, e non per caso, semplicemente perché non volevo avere il tempo di pensare alle conseguenze, a di troppo pensare a quello che dovevo fare. La cosa che è strana è che, infatti, questi esercizi sono esercizi che ho fatto quando studiavo opera al Royal College of Music a Londra, e sono esercizi che facciamo solamente per opera e non per pop music. Ma io sono qui facendo questo canto, e dopo sul palco io sono cantando di una maniera totalmente differente, ma c'è questo blocco, non posso separarmi di come ho imparato di cantare. I'm wine
isn't a toy in a down world. If you leave me all alone, I'll make a mess for sure. I've a heart of gold in the smallest size. Leave me in the dark, you'll never hear me cry. You knew that I adored you. Sono veramente stanco. Non ho trovato mia voce. Forse la paura aiuterà. Ma niente. Niente, morto. Tutto è iniziato dalla prova che ho fatto al Fabric di fronte a 1000 persone. Hello boys and girls. Hello. E che diventerà un enorme show al Forum, a tutti gli arena in Europa. It's not the cowboys that I'm missing on the night. Le più belle cose sono le cose che noi non aspettiamo, le sorprese. Era la prima volta che altre persone mi hanno cantato a me e con me la canzone. E mi ha emozionato questa cosa. Hanno preparato questa sorpresa con le stelle. Era semplicissimo ma bellissimo. Devo dire che in momenti così, dove io e il pubblico sono le uniche due cose, e questi sono i momenti più belli in tutti i concerti. E ci penso, oddio, pianto un sacco. Non basta. Riesce sempre a trasmettere delle emozioni uniche, davvero. Grazie Mika. Una delle mie preferite è la canzone di Bob. Bellissima, bellissima. Fantastico. È stato bravissimo, come al solito, è stato fantastico, ha fatto dei pezzi stupendi e ci siamo divertiti tutti un sacco. Grazie Mika. Vedere con tutto il lavoro che ho fatto in questo paese e adesso un rapporto più diretto e anche più sincero fra loro e io. Io voglio trasmettere la follia. C'era un'intensità che per me in Italia c'è un rapporto, anche un modo di comunicare che non ho mai visto nella mia carriera, anche questa connessione fra me e il pubblico. Questo è un onore. Io ho sempre fatto tutti i miei album a Los Angeles perché i migliori musicisti per la musica pop, rock, blues, soul sono lì. È una città che è disegnata per fare questo lavoro. È una città che odio. È così facile.
difficilissimo di essere da solo. I recognize the driver. You've driven me before. You know that? I recognize your face. No comment. Anche quando io voglio andare a cucinare o a fare le spese, perché non mi piace guidare a Los Angeles, io devo chiamare un taxi, aspetto il taxi di fronte alla mia casa con le mie borse, con il mio portafoglio, vado al supermarket, dopo che ho fatto le spese, aspetto ancora una volta un taxi e tutto questo diventa un po' pesante. I looks sono molto molto importanti. Io sono sempre stato un po' ossessionato del stile e non del mondo del fashion. Tutte le persone con cui io lavoro lavorano veramente con questa stessa idea. Christian Louboutin, Pierpaolo e Maria Grazia, i designer in chief di Valentino, sono raffinati e sono anti-snob e sono elegantissimi. Non mi piace il mondo dell'amore che mette pressione su tutti gli altri, che chiede che noi dobbiamo essere uguali. Mi piacciono persone che dimostrano che c'è un modo di essere bello, di essere personale, di essere differente, di essere tu. I miei tours in Asia sono stati molto importanti dall'inizio. C'era un rapporto molto intenso fra io e i miei fans. Il salto di Tokyo. Quando vado in Giappone, le persone sono molto calde con me. Corea del Sud è sempre stata una zona molto importante per me, per la mia carriera, per la mia musica, ma soprattutto per il mio mondo, quello che io ho sempre cercato di costruire. Here we go. We are strong. We're not looking for where we belong. We're not cool. Con i shows loro vengono, cantano ogni parola. Hanno questa energia incredibile, trasmettono verso di me una energia positiva che fa impazzire. I miei fan sono molto simpatici. Ho tutte le forme, veramente, ho piccolo, grande, vecchie, giovane, grosse, fine, magri, arabi, musulmani, cristiani, ebrei. Veramente i miei fan sono come i Nazioni Uniti. Nazioni Uniti dalla differenza. State bene, una nuova collezione di collana, di gioielli, anche una bellissima idea. Ciao, era una bellissima giornata, grazie mille. Il mio promo tour mondiale è proseguito in America.
sono andato a New York per fare un concerto per Good Morning America, il più grande programma televisivo della mattina, a Central Park. Siamo a Central Park a New York. Non ho dormito stanotte perché sono arrivato ieri sera da Milano e adesso sì, sono abbastanza nervoso. This is Captain America. Una cosa molto potente. Questa è la quarta volta che faccio questo programma, ma la prima volta che lo faccio nel palco e la prima volta che posso cantare anche tante canzoni. Sono contentissimo di essere qua. Anche se sono stanco, vale la pena. Spaccheremo. Tutte le stelle gialle era un'idea dai miei fans italiani. Durante un concerto a Milano, alla Fabrique, loro hanno fatto questa sorpresa di mettere tutte le stelle gialle e devo dire che le stelle hanno cambiato tutto. Le stelle sono un bel portafoglio. Città che conosco molto molto bene, infatti, perché tutti parlano di me come un libanese, come un francese, inglese, così, ma è una cosa che loro dimenticano sempre, che io dico, ma non so perché le persone non lo sanno, io sono anche americano, ho un passaporto americano, mio papà è americano. Tutte le vacanze, quando potevamo farlo, quando avevamo soldi, siamo venuti qua, la mia famiglia americana. E allora New York è un po' la città che io conosco sempre. Ciao, grazie mille. Adesso io vado a mangiare qualcosa e devo fare un'intervista per la Press di Montreal. E dopo devo fare un programma di televisione stasera in Canada. Non devo pensare, devo semplicemente fare. Ciao! Da New York, dopo Canada, Barcellona, Parigi, Londra, Roma, Londra ancora e finalmente un po' di pace in Sicilia. Siamo adesso a Taormina, su una bellissima terrazza. Sono le 5 del mattino, 5 e mezza, perché siamo un po' in ritardo. Iniziamo a girare in 40 minuti. Abbiamo dormito così 3 ore. Io sono abbastanza stanco. Abbiamo una lunghissima giornata di fronte a noi. Ma guarda, che possiamo fare? Con questa bellezza non c'è. È impossibile essere stanco e non avere voglia di fare la giornata che abbiamo di fronte a noi. Perché è un panorama incredibile. Ma dobbiamo lasciarlo, che dobbiamo lavorare. Andiamo! Siamo in ritardo, come sempre. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday, you got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we come sono? Il caldo non è un problema solamente per noi, ma anche per le macchine da presa, e dunque perdiamo le batterie, perdiamo la camera. Io sono a posto, io sono ok, ma le macchine no. È la prima volta che ho fatto una video senza un regista principale. L'ho fatto con il mio amico Andy, l'ho fatto con la squadra. Loro hanno prodotto per me tanti video prima. Let's try it.
Abbiamo voluto fare tante diverse cose sull'Etna, sulla spiaggia, a vicino di Catania. Ho sempre voluto affittare una barca in Sicilia. Adesso ce l'abbiamo fatta. Questo è un luogo unico nel mondo e per fare una video è fantastico, perché non abbiamo bisogno di costruire un set, non abbiamo bisogno di fare niente, solamente aprire la camera, fare una performance. La luce è venuta dal sole, la messa in scena è venuta dalla natura e io mi sono divertito. Watch the sunset. La video parla di una canzone, è come una canzone d'amore, abbastanza melancolica. Io sono da solo, ti amo, ma tu sei da un'altra parte del mondo, io mi sento veramente solo, allora che faccio? Io guardo il sole e ti mando un messaggio nel sole. E io ti mando questo messaggio con i raggi di sole fino a te dall'altra parte del mondo. Allora, finalmente ho potuto fare qualcosa di divertente oggi. E io lo so che tutti sono gelosi, perché vogliono tutti fare la stessa cosa. Sì? Tu vuoi farlo anche, sì? Ok. Here's what I suggest. I'm gonna do this once. In tutti i progetti che faccio c'è sempre un elemento di rischio, perché le cose che sono imprevedibili sono le cose che possono provocare una sorta di bellezza o credibilità. E questa è la magia di registrare una cosa che non abbiamo previsto. Queste cose diventano sempre le cose le più belle di un progetto. Come una montagna di sabbia, e dentro la sabbia ci sono delle rocce di pietra, di lava, dove io posso... Sì, abbastanza difficile. Loro mi hanno detto dai, più veloce, ma dentro la mia testa io pensavo, no, devo fare un concerto in 2 giorni. L'origine della canzone, l'origine della tematica è venuta da una cosa molto personale nella mia famiglia, una storia un po' più particolare. Il mio nonno era siriano e c'era una guerra. Quando lui è andato a combattere in guerra, la sua mamma era molto, molto... delusa, molto triste, e aveva paura di perdere il suo figlio. Allora lei si è messa sul tetto della loro casa e lei ha detto che voleva mantenere lo sguardo sulla strada, così lei potrebbe vedere quando lui è uscito e aspettare fino a quando potrebbe vedere lui rientrare a casa. Lei ha mantenuto questa cosa ogni giorno. La mia bisnonna ha aspettato fino a che è morta qualche giorno prima che lui ritornava dalla guerra. Quando lui ha scoperto quello che è successo, lui ha deciso di prendere tutti i suoi fratelli e di andare in America. Hanno preso la barca, loro sono arrivati a Ellis Island e hanno costruito un'altra vita, una storia abbastanza incredibile. Veri migranti americani. Comunque,
la storia dell'amore fra la mamma e il suo figlio e anche l'amore a distanza e anche il sole, perché lei è morta per colpo di sole. Questo è diventato l'ispirazione per questa canzone. Tutte le ispirazioni per i testi di una canzone non sono mai troppo ovvie. È come un piccolo segreto che non deve essere una cosa ovvia. Mi piace prendere queste storie, queste idee e di fare qualcosa un po' più astratto, un po' più universale. Ma l'ispirazione viene sempre da una cosa molto personale. I luoghi sono bellissimi. La squadra ha lavorato come una squadra di pazzi. Io sono stanchissimo. Adesso vado a mangiare un po' di pesce e tanto vino. Ce l'abbiamo fatta, più o meno. Sono Laura e ho una strana storia da raccontarvi oggi. Una storia che parla di mica magia. Io sono fan di Mika da un anno più o meno. L'ho seguito in un sacco di concerti e ci sono giorni in cui siamo così fortunate da poter passare con lui un attimo, un momento, mentre lui ci firma il CD e noi possiamo raccontargli alcune cose della nostra vita o chiedergli come sta. Quando facevo una firmacopia c'era una fan che mi ha dato un foglio con delle foto, delle immagini di quello che lei fa. Un'associazione che fa questi carri e da questi camioni che sembrano molto semplici esce un mondo enorme. A un certo punto si ferma, smette di scrivere e mi dice: voi me ne dovete fare uno. Alcuni mesi dopo stavo preparando una messa in scena per il mio nuovo tour e, come spesso, ho avuto un momento di crisi perché non mi è piaciuto quello che facevo. E ho detto: no, dobbiamo avere il coraggio di riniziare. Ho pensato a questi carri di carnevale. Ho rovinato casa mia a Londra e anche il mio appartamento a Milano perché cercavo dappertutto questo foglio con l'informazione e non ho trovato niente. Finalmente, con la mia frustrazione, mi sono detto: ma lei è una fan, perché non chiedere ai miei fans? Solamente loro possono farlo. Allora sono andato su Twitter e ho detto: senti, fans italiani, abbiamo una sfida, aiutatemi per favore. Il mio telefono comincia a suonare come se non ci fosse un domani. Riesco a rispondere a una chiamata e sento la voce agitatissima di una ragazzina che mi dice: ti sta cercando, ti sta cercando. Chi mi sta cercando, scusa? Ti dico che Mika ti sta cercando su Twitter, vai a vedere. A quel punto mi comincia a tremare la mano col telefonino. 30 minuti dopo parlavamo sul telefono. Era veramente tutto talmente surreale ed ero talmente tanto stralunata, perché ma come sono al telefono con Mika? Cioè, incredibile, veramente incredibile. Non mi sembrava neanche vero. Va bene, lei è perfetta per costruire tutto un show per una tour in tutti gli arena di Europa, non solamente un mese. Riesco finalmente a capire che lui vuole che io e il mio gruppo di amici, cioè che noi, dal piccolo paesino di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, vuole proprio che noi gli realizziamo una parte della scenografia del tour mondiale. Lui voleva un carro sul palco. Lei mi ha chiesto: quando iniziamo? Ho detto: adesso. Ha detto: ok, dove? Ho detto: Courmayeur. Voglio lavorare bene per lui e devo anche riuscire a convincere, tra l'altro, i miei amici che non sono impazzita, ma che quello che sto dicendo è la verità. Mika ci vuole vedere domani a Courmayeur. Sei libero? Mai stata a Courmayeur. Chissà che ha capito, Laura. Allora abbiamo organizzato un albergo, sono arrivato, loro, io, da subito ho visto le tre facce. Ho detto: sono serie, sono simpatiche, sono creative, sono perfette. Tornavamo a casa con un po' di incredulità, e però affascinati da questo progetto che per noi è, diciamo, è il coronamento quasi di un sogno per chi fa carri di carnevale di questo tipo.
Abbiamo iniziato ad elaborare questo progetto grafico insieme a Job Smith, che è un architetto, un artista, col quale Mika collabora già da diversi anni. Io non volevo un show, un carro, che esista per una sera e niente di più. Io avevo bisogno di un meccanismo, di tutta una tecnica che può essere trasportata dappertutto, in aereo, sulla barca, in camioni, montato e smontato in 4 ore. Anche un piccolo accenno a tirare sulla sagoma potete farlo. Ok. Chi è che mi impedisce di farlo cadere tutto? Ha un freno che viene disabilitato nel momento in cui gli do tensione. Se non gli do tensione, lui è bloccato. È bloccato, perfetto. Pensandoci bene, noi ci siamo assunti una bella dose di responsabilità e di incoscienza, perché affrontare un progetto così ambizioso forse era necessario veramente una certa dose di pazzia. Però d'altro canto, anche affidare a un gruppo di persone che non si conosce, ci vuole una sensibilità notevole che forse solo un artista può avere. E io ho preso questo rischio solamente perché c'era la voglia di giocare. Alle 6 ci siamo accampate, siamo qua da tutta Italia per Mika. Abbiamo iniziato in Francia, abbiamo fatto Parigi, abbiamo fatto Amsterdam, Bruxelles, Zurigo, Luxembourg e finalmente siamo arrivati e tornati a Milano per il forum. Ritrovare il pubblico con un nuovo show, con questo mondo che avevamo costruito e disegnato in questo appartamento qua a Milano, in casa mia, in cucina mia, a Londra. Le luci sono soffuse e stiamo aspettando che inizi lo show. Io sono veramente emozionata perché è bellissimo vedere quello che si è realizzato insieme agli amici, non lo so, la fatica di questi mesi sul palco di Mika. È veramente un'emozione unica. Siamo qua per il concerto di Mika, siamo carichissime, ti aspettiamo grandi cose. Siamo qua dalle 2:30 e domani voglio essere senza voce. Manca pochissimo. Così vicino non mi sembra proprio vero. Tutti i show iniziano con una grande apertura. Il mio ha iniziato con il più piccolo momento di tutto il concerto, con una canzone che mi piace tanto, No Place in Heaven, Non c'è spazio in paradiso. Arriviamo su un palco dove non c'è tanto e c'è una caravan degli anni 80. E c'è io, un po' Dick Tracy, e io sto dicendo, io sono qua con la mia caravan perché non c'è spazio per me in paradiso. I was a freak since 7 years old. Just the way I felt the cold coming over me. Ho voluto avere un show dove il contatto fra io e il pubblico
era sempre lì, veramente. C'era questo effetto magico. Won't you open the door and try me once more? Cause there's no place in heaven for someone like me, and there's no place in heaven. Dove anche se tu fossi dietro di 8000 persone, il tuo ricordo è uno dove c'è solamente io e te. I'm begging you please, cause there's no place in heaven for someone like me, and there's no place in heaven. E dopo inizia tutto, la scenografia, che non sappiamo se l'arte che c'è intorno a me rappresenta l'inferno e il paradiso, non lo sappiamo, fra le due. A volte un sogno meraviglioso, a volte un incubo delizioso. Ho voluto dare al pubblico la possibilità di entrare in un altro mondo e anche di appropriarsi questo mondo come loro vogliono fare. Comes on over, wants to drown his sorrows, got a few seats sofa and some whiskey in a bottle. Good Wife è come una preghiera dove io sto chiedendo un po' permesso per la persona che sono io, con tanta gioia, e questa è la chiave. Un sacco emozionati, perché appena ascoltiamo le sue canzoni ci rende felici, ci mette allegria. Suo ultimo album, No Place in Heaven, simboleggia molto la sua personalità. L'unica cosa che un artista ha veramente bisogno è un mix, una contraddizione, è un paradox, un mix fra una consapevolezza, occhi aperti, orecchie aperte, ma anche una pelle molto dura. E di essere molto testardo, sapere quando essere aperto e cambiare il percorso, e sapere quando l'unica cosa è di mantenere la nostra visione artistica. Allora, stasera parliamo italiano. Boom boom boom, è stato molto divertente, anche la prova che la lingua non è un muro, non è una barriera. L'aria de l'air. Un piano, un piano. A heart, un cuore. Bom, bom, bom. È il cantante più bello che ci sia e tifiamo tutti per lui. Cantare in un'altra lingua, adesso il mio pubblico aspetta delle cose strane. Ecco la prova. Quando io e te facciamo le canzoni di Mika mi hanno accompagnato sempre nei miei momenti felici, in quelli tristi. Quando io sto preparando un album e dopo devo preparare il tour, io sono come tante diverse persone. Ho visto una intervista una volta di Mick Jagger, e quando loro hanno chiesto a Mick Jagger, pensi, che pensi tu di questo lavoro? Qual è la qualità la più importante per la tua carriera? E lui ha risposto, essere un comediante.
di cambiare, di adattarti sempre, di non rimanere lo stesso, essere tutte queste differenti persone in una persona. Last Party era verso la fine del concerto, era molto molto bello di vedere l'effetto con una luce solamente, dopo la crescita e l'esagerazione dell'intensità. Allora Fato, abbiamo tutti le lacrime agli occhi, quindi ecco, basta. Io ho chiuso gli occhi e stavo benissimo, sì. Nonostante la folla e tutto. Esatto. Un musicista può imparare tante cose. Possiamo andare in un conservatorio e imparare la storia della musica. Ma la verità di questo lavoro non si può imparare, non si può preparare. Ho accompagnato mia figlia al suo primo concerto. In realtà era un alibi per me accompagnare lei, perché Mika piace tantissimo anche a me. If it's the end of the world, let's party. Like it's the end of the world, let's party. Wrap your arms around everybody. If we're all gonna die, let's party. Let's party, let's party. Ciao amica, i miei genitori nel 2008 sono andati a un tuo concerto e hanno deciso di mettere il tuo primo CD in macchina, e da quel momento ti ho sempre seguito e adesso sono qua, cioè mi hai completamente infettato della tua personalità, ma sono molto felice di questa cosa. Sono sicura che continuerò a seguirti ancora per molto tempo. Grazie Mika. Come il pubblico si è lanciato in questo pezzo che inizia da niente e finisce con tutti. Mika, ti amiamo! La serata più bella della mia vita. Grazie Mika. Grazie. Been happening for many years, and even if it all goes bad, this was the best night I ever had. È stato un concerto bellissimo, pelle d'oca dall'inizio alla fine, grande Mika. Queste settimane, questi mesi, quest'anno è stato un viaggio pazzesco, con tanti momenti veramente belli e con una intensità creativa, una intensità di lavoro, una intensità anche nelle sfide, perché ci sono state delle grandi sfide. Megan, turn off all the lights, please. Non ci sono mai stati così tanti stelle a Milano. Potete vedere come voi siete belli. Possiamo mettere una camera, per favore, su di loro. Ma questo mi dà un sentimento. E anche con la stanchezza, anche con il stress,
anche compressione. Io devo dire che questo sentimento è la cosa la più importante. Mi dà l'impressione di vivere. Se questa esperienza deve essere l'ultima cosa che devo vedere nella mia vita o su un palcoscenico, io sarò contento. Meno male di essere stanco e di dire che va bene, sto vivendo. Non posso dire che non sto vivendo, anche quando le cose non vanno bene o quando vanno bene. Sto vivendo, sto facendo. E questo mi dà la carica per continuare. Siete pronti? Siete pronti per cantare forte? Nascondate le luci un attimo. Uno, due, tre! Take a bow.